Beh, ok, torna quando vuoi. Forse qui dentro? No, non è qui. Proviamo questa. L'infermeria. Beh, con gli studi che ha fatto, dove altro potrebbe essere? Ti senti meglio? Il diavolo non è neanche qui. Allora deve essere questa. Sara? Sara, sei qui? Merda, non c'è. Affanculo, qui non c'è, non la trovo. In fondo non poteva essere così semplice, no? St. John, sei su questo canale? Russell dice che hai una radio. Sì, sì, ti sento. Vieni al cancello. Arrivo. Come te la passi? Ciao, come andiamo? Stiamo per partire. Tu ci sei? Pronto, quando vuoi. Ci hai lavorato molto? Sì, abbastanza. Aprite! E sai guidare? Sei in gamba? Ah, sì! Sì, me la cavo. Se vuoi entrare nella milizia devi dimostrarlo, ok? Prova a starmi dietro, se gioco. Cos'è successo lì? Si direbbe un incendio, eppure i tronconi sono anneriti, quindi qualcuno ha tagliato gli alberi e poi li ha bruciati. Hai buon occhio. Noi la chiamiamo la zona morta. Usiamo il legno per costruire le barricate, poi bruciamo tutto. Così è più semplice avvistare le orde dall'avamposto. E poi? Volete demolire anche tutti gli edifici per distruggere i nidi di arranti e larve? Usci furiosi, eh? L'ho detto, sono stato nell'incubo per mesi. Allora qual è il vostro piano? La milizia vuole radere al suolo tutto quanto? Siamo in guerra, signor. E faremo di tutto per vincerla. In guerra? Perché? Non ti sembra una guerra? Hai vissuto le... Hai visto le orde? Beh, per fermarle serve un esercito. Il nostro esercito. Servirà molto più di un esercito. Beh, abbiamo un piano. Il colonnello ha deciso. Vuole arruolarti. Mi hai chiesto dei superstiti di Silver Lake. Ti ho cercato qualcuno. No, non esattamente. Insomma, mesi fa viaggiavo con altre persone. Ho pensato che forse erano finite lì. Credevo stessi cercando qualcuno. Per Natalia, intendo. No, no. Ho inseguito uomini per chilometri, ma mai così lontano. Non ne vale la pena. Ci siamo. Caporale, il capitano è qui. Abbiamo finito. Ricordati la lapide. Sì, signore. Va bene. Voi tornate a Diamond Lake e prendete Taylor, giusto? Signor, sì. Dal colonnello. 1800. Signore? È l'ora in gergo militare. Dovresti saperlo ormai. Sì, signore. Ora fuori dai piedi. Signor, sì. Trovato niente? Quando è che... Vasquez si è presentato al campo? Un paio di settimane fa. Non ha perso tempo. Ma che diavolo... Avete problemi con i rifornimenti? Hanno attaccato i predoni? Già. Ok, allora è meglio proseguire a piedi. A piedi? Perché? Vasquez è venuto qui per un motivo. Non posso rintracciarlo in moto. Ok.
Che facciamo? Ha nevicato, quindi non ci sono impronte da seguire. Dai, voglio controllare il capanno. Ok, ti seguo. Ci voleva. Hai detto che ha rubato razioni e proiettili? Sì. Una razione, ed è a metà. A quanto pare i tuoi uomini l'hanno colto di sorpresa. La sua moto è ancora lì, quindi deve essere uscito da dietro. Ehi, guarda qui. Cos'hai trovato? Un taglio nella rete. Niente ruggine. È recente, quindi. Esatto. Vieni, andiamo. Ehi, aspetta un secondo. Un attimo, guarda. Tracce? Già, siamo fortunati. Di qua. Aspetta un attimo. Ho trovato qualcosa? Sì, dei bossoli. Sembrano recenti. Si è fermato a sparare a qualcosa. Vieni, di qua. Via, vattene! Ma che fai? Dovrebbe funzionare? Dipende. Attento, altri lupi! Ho visto! Era l'ultimo, credo. Sì, direi di sì. Ottimo lavoro. Ok, diamo un'occhiata alla carcassa. Il tuo uomo non si accontentava delle razioni. Un colpo preciso dritto in testa. I lupi hanno sentito lo sparo e hanno preferito il cervo a Vasquez. Sì, il resto del branco è arrivato da quella parte, da est. Dici che hanno inseguito Vasquez lasciandone uno a guardia della carcassa? Penso di sì. Avanti, vediamo se hai ragione. Ci sono molti lupi da queste parti, non infetti, intendo. Sì, ne avvistano di continuo. Quando ero piccolo, un po' di anni fa, non c'erano lupi in Oregon. Qualche coyote, forse, ma niente lupi. Allevatori, contadini e boscaioli li avevano portati all'estinzione. Sembra siano venuti a riprendersi la casa. Fermo, aspetta. Che cosa c'è? Uno zaino. È uno dei nostri. No, forse l'avevano quasi raggiunto. E lui si è sfilato lo zaino per scappare. No, per guadagnare tempo. È atterrato sul culo, ha cercato di rialzarsi, ma il lupo l'ha attaccato e Vasquez ha aperto il fuoco.
Due colpi. L'hai capito dalle tracce? Sì. Aspetta, giù, uno sciame. Una fossa comune della Nero. Non è segnata sulla mappa, ne hanno disseminate per tutta la regione. Sì, e questo spiega perché Vasquez è passato di qui. Facciamo il giro. Proprio quello che pensavo. St. John, di qua. Sì, certo, sono qui. A dire il vero, ne ho piene le palle di nascondermi da questi stronzi. Mai affrontato uno sciame? Sì, è capitato. L'importante è non fermarsi mai. Se vuoi entrare nella milizia, concentrati sulla missione. Non siamo qui per combattere i furiosi. Uscire nell'incubo, uccidere i furiosi. L'una prevede l'altra, no? D'accordo. Ah, dobbiamo allontanarci dalle fosse. Qui i bastardi escono con il freddo e sentono il tanfo dei cadaveri lontano un miglio. Il nostro piano prevede di trovare le fosse, di sotterrare i corpi e bruciarli insieme a tutto il resto. Sì, beh, tanti auguri. Ne ho visti a centinaia. E solo in questa regione. Un motivo in più per cominciare. Ok, e adesso? Proseguiamo verso est. Ehi, c'è una strada qui. Aspetta un attimo. Che ne pensi? Lo sta seguendo qualcun altro? Non che io sappia. Beh, allora deve essere morto. Oppure ha un sacco di amici. Le sue tracce sono coperte da segni di moto. Parecchie moto. Ok. Vediamo dove vanno. Hai detto che il freddo richiama i furiosi? Sì, esatto. Freddo, neve, pioggia, cazzo, anche. Sei davvero un esperto di curiosi. Al comando troverai molte persone che vogliono parlare con te. Persone? Ti dirà tutto il colonnello, se sarai ammesso. Sì, certo, l'hai già messo in chiaro. Non è facile gestire un esercito così, non illuderti. Tranquillo, in realtà non me ne frega un cazzo di essere ammesso. Ehi, aspetta, hai sentito? Sì, vengono dal campo dei taglialegna. E sulla mappa? Sì. Quindi anche Vasquez poteva rintracciarlo. Andiamo, se Vasquez è lì, come ci muoviamo? Beh, non è solo. Abbiamo visto le tracce. Sì, qual è la pena per i disertori? Morte per impiccagione. Ovvero? Ah, Vasquez non si consegnerà mai senza combattere. Vedi il nostro uomo? Sì, è lui. Beh, direi che un controllo sulle vostre reclute non guasterebbe. Sembra quasi che sia di casa. Meglio aspettare. Chiedo rinforzi via radio. Toglimi le mani di dosso! Oh, questa è una tigre, ragazzi! Chi l'avrebbe detto? Oh, questo è tutto da vedere. Oh, cazzo. Che c'è? Ho un problemino con gli stronzi che torturano donne indifese. Ti ho dato un ordine. Un ordine? Vedi, forse una fascia rossa al mio braccio. Ecco, io non prendo ancora ordini da te.
Facciamolo a pezzi! Non vuole muoversi! Becchiamolo! Spostati! Sì. È stato colpito! È ferito! Sto indietreggiando! Devo ricaricare. Ti copro. Sto ripiego. Avete sentito? Porca merda! Lo stronzo! Vaffanculo! Ti sposti, eh? Siete arrivato! Avanziamo! Ora sei mio! Addosso! Possiamo farcela! Muoversi! Se John arrivano! Sto indietreggiando! Visti, grazie! Pensi di potercela fare? Davanti, addosso! Corri, corri! Sta solo girando a vuoto! Devo arretrare. Ripiego! Eccoti. Deve esserci un modo. Ti spiego. Ora la pagherai. Possiamo fare. Questo stronzo. Torno indietro. Capito? Ignorata! Tu avvertimento. Questa è tutta da ridere. Andiamo. Senza pietà. Ricarico! Avanti, provaci, coglione! Ora sei mio. Sto fermo, c'è! Mamma che... Altri, davanti a te! Visti? Tutto qui? Non sai fare di meglio?
potrebbe tornare utile. Beccato. Pensi di aver già vinto? Dannazione! No! L'hanno colpito! E a terra, e a terra! Munizioni. Ti copro io! Sul mio fianco! Via! Sul tuo fianco! Che cavolo vuoi fare? Andiamogli! Di potercela fare. È sul fianco. Finì, giusto? Già, credo di sì. Bel lavoro. Forza, andiamo dal tuo uomo. Vasquez non è dei miei. Non più. Ok, è andato. Ok, resta di guardia nel caso ci fosse ancora qualcuno. Ce la fai da solo? Non vorrei essere lui. Ehi, no, fermo, aspetta, sono solo qui per aiutarti. Non mi serve il tuo cazzo d'aiuto. Ok. Ok, allora mi sposto. Stai lontano da me! Calma, aspetta un attimo. Non siamo con loro. E secondo te me ne frega qualcosa? Ok, ok. Chi era quella? La classica damigella in pericolo. Vasquez. Morto. Molto morto. Capitano Curi, mi riceve? Sono Curi. Siamo qui, risaliamo la strada fino al cancello. Restate in posizione, stiamo arrivando. Com'è andata con... Sono stati neutralizzati. Restate in posizione. Passo e chiudo. Andiamo. Abbiamo portato le vostre moto per evitarvi altra strada. Puoi andare. Come sono andato? Sono promosso? Promosso? Beh, mi hai osservato tutto il giorno. Ho pensato fosse cosa? Una specie di prova? No, niente di premeditato. Come puoi vedere... Le potenziali reclute sono carenti. Già. Ma tu sei promosso. Bene. Pronto per il colonnello? Ma sì, certo. Sì, perché no? Allora, St. John. Dov'eri in servizio prima di questo inferno? Beh, conosci le razioni militari, sai andare in ricognizione, usi tattiche di copertura e avanzamento. Allora, dov'eri arruolato? Marines? Esercito? Huh!
solo che cerco di parlarne il meno possibile. Nei primi mesi dopo l'epidemia, gli ex militari non riscuotevano troppe simpatie. Io ero nell'esercito, decima di montagna. Mi sono fatto un giretto dell'Afghanistan. Tu invece? La carriera militare ti lascia un'impronta, un contegno. Non è il caso dei tuoi soldati, ma tu sì. L'ho detto e lo ripeto, hai buon occhio. Ero nell'aeronautica, 10 anni nel sangue. Ma non ci sono basi di lancio in Oregon. Tu ci creda o no, ero in vacanza e mi è andato di culo. Ricevevo rapporti via satellite da tutto il paese. Credi che qui sia stato un inferno? Le città a est del Mississippi sono cadute in 2 giorni. Conosci questa zona? Sì, sono cresciuto in una cittadina a nord di qui. Farewell, ti dice niente? No, ma sembra perfetto per viverci la fine del mondo. Già, non hai torto. Forse sei già stato qui. Sì, ci sono stato. Qualche estate fa, io e la mia signora, mia moglie, siamo venuti in luna di miele. Hai una foto? Di tua moglie, dico. Si chiamava Carrie. Siamo stati sposati per... Comunque, sembra una vita fa. Sai, ho come l'impressione che sia vietato entrare. Come? No, quel cartello non ci riguarda. Perché non sappiamo leggere? Perché noi non rispettiamo la legge. Parla per te. Dopo di lei. Va bene. Sai, coinvolgermi nelle tue cospirazioni è piuttosto inurbano. Piuttosto cosa? Beh, significa... Ok, non imparo mai. Mi spiace molto. Oddio, avresti dovuto vedere la tua faccia. Era buffa, scommetto. Volevo farti una foto, ma non ho il cellulare. Beh, per una volta è una buona notizia. No, andiamo, non ricominciare. No, te lo sei detto da solo. L'hai fatto. E allora, dove andiamo? Pensa solo a camminare, vedrai, non è lontano. Cosa direbbe mia madre se sapesse che sono uscita a mezzanotte nel mezzo del nulla con un motociclista fuori legge? Lo so, forse portati una felpina. Divertente. Ma te la saresti cercata, perché non dovevi parlare di noi ai tuoi, ricordi? No, dai, dico, l'ho detto secoli fa e sai cosa intendevo. Senti, non ti sto giudicando, è solo che io non l'ho detto a mio padre. Ma perché tuo padre è morto? Sì, c'è questo dettaglio. Il punto è, l'hai detto a qualcuno della banda? Che ti vedi con una tranquilla ragazza di Seattle e non con un'oca del Night in cui vi siete murati vivi? No, aspetta, precisiamo. Primo, non ci siamo murati vivi in un Night. Abbiamo un abbonamento a vita, certo, ma possiamo uscire quando vogliamo. Secondo, se l'ho detto agli altri, non posso negarlo. No, davvero? Beh, sì, ma non credere. Secondo loro i tuoi dottorati sono estremamente eccitanti. Sì, ci scommetto. Sai che a quest'ora sono a letto da un pezzo, vero? Ah, lo so. Dai, domani devo alzarmi presto, davvero. Sì? Beh, e come va al lavoro? Insomma, alla fine non mi racconti mai molto. Niente di che.
C'è un progetto in ballo e aspettiamo i manager da New York per fare il punto sui progressi. Ma i responsabili hanno allestito un nuovo laboratorio senza neanche darmi le specifiche. Meno male che non volevi parlarne. Scusa, è solo che... No, te l'ho detto, niente. Comunque, grazie di avermi portata via da quei notti. Già, nessun problema. Ehi, è una piantagione di Maria. È questo che volevi farmi vedere? Una cosa? Beh, queste sono piante di marijuana e quello è un sistema di irrigazione, quindi questa è una piantagione. Ah, sì, ma guarda, una piantagione. Mi hai trascinato in mezzo al nulla, nel cuore della notte, per farmi vedere le coltivazioni illegali della tua banda. Ah, sì, mi hai scoperto. Speravo in un consiglio per aumentare la produzione, sai. Mi sono detto, diamo un senso a quei dottorati. Diavolo, Deacon, ma che... Ok, ora ho capito, non siamo ancora arrivati, vero? No, certo che no. Dai, segui il sentiero, manca poco. Hai ragione. Mi dai fiducia, eppure non imparo mai, vero? Già. Oh, oddio. Guarda che luna. È meravigliosa. Non ti fermare. Ci siamo quasi. Ti sei mai chiesto come sarebbe se la corrente saltasse di colpo ovunque e tutti potessero vedere il mondo proprio così? Cioè, così come? Buio, scuro e deprimente? No, intendo la luna, i fiori, le lucciole. Ah, ho capito, stavi scherzando un'altra volta. Non prendi mai niente sul serio? No, io prendo tutto sul serio. Come no? Davvero? Invece no. Come quando ti ho proposto di portare le mie cose a casa tua e hai fatto finta che scherzassi. No, ti sbagli. Ho fatto finta di non aver sentito, è diverso. Avresti dovuto vedere la tua faccia. Ma io il cellulare ce l'ho e ti ho fatto una foto, vuoi vedere? Senti, sei una scienziata, possiamo parlarne razionalmente. Ok, prima di tutto io ho detto solo che dovremmo pensare a una convivenza per passare più tempo insieme e far evolvere il rapporto. Che cosa c'è di irrazionale? Io ho uno spazzolino a casa tua. Oh, scusa, hai ragione, non ci pensavo, è un grande impegno. Beh, insomma, sai quanto costa uno spazzolino? Vedi, ci risiamo. Non appena provo a parlare del nostro futuro, cominci a fare battutine. Ok, d'accordo. Dobbiamo parlarne e ti prometto che succederà. Ma puoi resistere ancora un attimo? Voglio solo farti vedere una cosa, ok? Guarda. È per questo che ti ho portato qui. Wow, è magnifico. Che dici? Altro che... Senti, devo chiederti una cosa. Cosa? Oh. Deacon. Vuoi... Voglio... Vorresti... Questo è un sì? Ma a due condizioni. Sentiamo. La prima è che non faremo un matrimonio da motociclisti in cui giuri di montarmi almeno quanto la tua moto. Beh, non posso promettertelo. No, piantala. Ok, la seconda è che giuri di non lasciarmi mai. Ci sto. Mi hai davvero messo al dito il tuo anello da motociclista? Sai che ti dico? Mi sa che l'ho fatto davvero. Ma guardalo, è così carino con le sue zannette serrate sulla catena. Niente esprime vero amore come i teschi di cane. E qui cosa c'è scritto? Oh, credevo che sapessi il latino. Oh, smettila. Dice, morior invictus. Muoio mai sconfitto. Oh, mi piace. Mi prenderai anche un vero anello, giusto? Non che questo non sia bello, sicuramente, perché quell'anello è mio e tu non puoi... Giusto, tenerlo. È tuo. Qualcosa di più semplice. Senza le zanne. Ok. Ricevuto.
Cavolo, mi dispiace. Non c'è problema. Il laboratorio, devo rispondere. Pronto? Sì. No, va bene, arrivo. Ok, ciao. È tutto a posto? Non lo so, ma hanno bisogno di me. Devo tornare. Ma come così, su due piedi? E a quest'ora di notte? Mi dispiace, dobbiamo andare, ma giuro che mi farò perdonare. Ok. Vieni. Ok. Mia moglie si chiamava Beth. No, niente foto. Andiamo.